Cosa si può fare per raggiungere un tale obiettivo? In primo luogo il quadro istituzionale. Discutere di assetto istituzionale della statistica ufficiale italiana richiede in primo luogo riflettere su quello europeo. Peraltro, le novità recentemente introdotte nel sistema statistico nazionale italiano pongono il nostro Paese in una posizione forte nei confronti di partner europei, candidando l'Italia a svolgere un ruolo da protagonista per la riforma del sistema statistico nazionale. La crisi greca ha ampliato il numero di persone influenti che hanno compreso appieno la funzione chiave che la statistica ufficiale svolge nelle società democratiche moderne. Di conseguenza, sta crescendo la consapevolezza della necessità di trattare gli istituti di statistica come autorità indipendenti. Un generico sistema di governance statistica è basato fondamentalmente su 6 elementi: il meccanismo di nomina del presidente dell'istituto di statistica e dei manager, il sistema di finanziamento, gli strumenti con i quali viene definita la domanda di informazione statistica, le regole attraverso cui elaborare i dati, le procedure attraverso cui tali dati vengono diffusi al pubblico, le regole con cui l'Istituto di Statistica accede alle informazioni detenute da altri enti, protegge i dati raccolti a fini statistici e li rende disponibili per fini di ricerca. Procedere a un rafforzamento della governance statistica europea si può e si deve fare. Come? Alcuni anni fa era stato proposto da alcuni esperti, me compreso, la creazione di un sistema europeo degli istituti di statistica, nel quale l'Eurostat sia un'autorità indipendente come le banche, come la Banca Centrale Europea, e gli istituti di statistica come le banche centrali nazionali. Una tale proposta, recentemente rilanciata dal Presidente della Banca Centrale Europea, richiederebbe una modifica dei trattati e quindi può essere perseguita solo nel medio termine. Ciononostante, se si condividesse questa prospettiva, nel breve termine si potrebbero adottare decisioni in grado di approssimare il funzionamento di questo sistema. Primo, la Commissione europea potrebbe rivedere la decisione sull'indipendenza dell'Eurostat. Inoltre, si potrebbe rafforzare l'attuale codice europeo sulle buone pratiche in campo statistico, con prescrizioni più cogenti nei confronti degli istituti di statistica che non svolgono la loro attività come dovrebbero. In secondo luogo, potrebbe essere varata una direttiva europea che detti le linee guida che ciascun Paese dovrebbe poi introdurre nel proprio ordinamento nazionale per regolare in modo omogeneo le questioni chiave sopra descritte. Non posso che esprimere soddisfazione per ciò che negli ultimi 12 mesi l'Italia ha fatto verso il miglioramento della governance statistica nazionale, con vari interventi, alcuni dei quali potrebbero essere proposti come best practice a livello comunitario. La riforma del bilancio pubblico, il decreto di riordino dell'Istat, la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice Italiano delle Statistiche Ufficiali hanno introdotto modifiche rilevanti al sistema statistico nazionale, affrontando in modo positivo alcuni degli aspetti sopra ricordati. D'altra parte, va riconosciuto come nel corso degli ultimi 18 mesi il Governo e il Parlamento abbiano non solo finanziato i censimenti generali del biennio 2010-2011 con l'ammontare di risorse richiesto dall'Istat, ma nella versione finale della legge di bilancio 2011-2013 abbiano aumentato il finanziamento all'Istituto rispetto ai 2 anni precedenti. Risultati questi particolarmente significativi visto il contesto generale della finanza pubblica. Si possono realizzare riforme ulteriori del sistema statistico nazionale e spero che con le autorità politiche e con i colleghi del SISTAN riusciremo a avanzare su questo percorso. Ma accanto alle riforme istituzionali, agli contesti istituzionali, c'è un secondo elemento da considerare, la tecnologia. Senza un salto significativo tecnologico è del tutto superfluo cercare, è inutile cercare di parlare di statistica 2.0. Non a caso la tecnologia ha già prodotto una vera e propria rivoluzione nella produzione dei dati statistici, cioè la sua trasformazione da prodotto di nicchia a commodity, cioè prodotto di massa, la cui realizzazione segue percorsi analoghi a quelli delle altre commodities, in primo luogo le materie prime. La facilità di riutilizzare l'informazione quantitativa, arricchendola sul piano della grafica, del commento, dei contenuti multimediali, ha favorito lo sviluppo di intermediari che raggiungono tipologie di pubblico
che i produttori di dati non riuscirebbero mai ad avvicinare. Lo sviluppo dei motori di ricerca, del linguaggio XML, degli algoritmi di intelligenza artificiale ha consentito il disegno del cosiddetto web semantico. Discorso analogo vale per la messa a disposizione dell'informazione prodotta sui nuovi mobile devices, gli smartphone e le altre straordinarie innovazioni che tutti noi portiamo nelle nostre tasche, che abbiamo a casa, in ufficio, attraverso i quali un numero crescente di persone accede ai dati, li elabora, li trasferisce ad altri. In questa prospettiva la visualizzazione, soprattutto attraverso supporti touchscreen dell'informazione, diventerà uno dei canali principali di sviluppo della conoscenza. L'Istat ha sempre seguito con grande attenzione lo sviluppo delle tecnologie, ma tale attenzione, che pure ha consentito una continua evoluzione degli strumenti utilizzati con significativi guadagni di efficienza e efficacia, non basta. La tecnologia deve essere accompagnata da un nuovo paradigma organizzativo. Di conseguenza, negli ultimi 12 mesi è stato avviato un progetto pluriennale denominato Stat 2015, destinato a disegnare e realizzare un profondo salto tecnologico e organizzativo di un istituto che vuole essere leader nel trattamento dell'informazione a fini statistici e nel rapporto con i rispondenti e gli utenti. Il progetto può essere scomposto in tre dimensioni chiave: la raccolta e la prima elaborazione di dati e metadati, la gestione dell'informazione, la diffusione e la comunicazione. L'Istat costituirà nel 2011 una commissione di alto livello internazionale per accompagnare l'evoluzione del progetto e raccomandare le soluzioni più appropriate di natura metodologica e organizzativa. La relazione si dilunga sui vari aspetti di queste innovazioni. Io qui vorrei richiamare soltanto tre aspetti cruciali. La raccolta dei dati. Contiamo di costituire, e abbiamo firmato una convenzione con l'Union Camera e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, un portale statistico per le imprese attraverso cui raccogliere tutti i dati, integrato con i portali già realizzati per fini amministrativi. Ancora, con il Dipartimento della Funzione Pubblica, DigitPA e il Ministero dell'Interno, dobbiamo lavorare insieme per sviluppare una rete efficiente rispetto a tutte le istituzioni pubbliche. Un portale statistico per le istituzioni pubbliche deve diventare un obiettivo condiviso tra il livello nazionale e le autonomie locali, da realizzare in collaborazione con le strutture già esistenti.